Le giornate si allungano, l'ambiente si scalda e finalmente ci sentiamo carichi e pronti per partire per nuovi viaggi in sella alla nostra inseparabile compagna. E quale migliore occasione di Moto Days per accendere la fantasia, ascoltando racconti di viaggi avventurosi, arricchendoci di suggerimenti per affrontare i viaggi impegnativi, venendo a conoscenza dei tanti tour organizzati. He's the guy who's the talk of the town. With the restless guy. Miriam Orlandi, possiamo definirti un po' lo speaker di Days on the Road. Qual è il tuo ruolo? Ma semplicemente qui raggruppiamo tutti i motoviaggiatori e presso lo stand di mototurismo andiamo a fare una chiacchierata. Una forma di intervista un po' più amichevole. Tra motoviaggiatori ci si conosce tutti, ho viaggiato, quindi per me le domande per i colleghi viaggiatori sono spontanee. Semplicemente una chiacchierata tra amici. Giustamente. Poi qui è un padiglione molto interessante per chi ama il turismo, perché si possono raccogliere suggerimenti vari. Esattamente. Viaggi ne hai fatti tanti. Io ho fatto un grossissimo viaggio dall'Argentina all'Alaska da sola, però le informazioni sono quelle che ti servono. Quindi suggerimenti li sai dare. Li so dare, ma non solo io. Tutti i motoviaggiatori sono a disposizione, Diplian, riviste, sono tutte a disposizione per poter essere sfruttate, raccolte, usate, perché in fondo l'informazione e lo scambio è quello che ci tiene insieme noi viaggiatori. Bene, allora godiamoci insieme Days on the Road.